Sei in onda. E guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherino in questo nuovissimo incredibile video sulla mia collezione di giochi PlayStation 3. Infatti vi avevo chiesto, ragazzi, di raggiungere i 100 like nel video della collezione di giochi PS2 per avere questo video qua. Li abbiamo superati, per cui io ringrazio comunque tutti quelli che hanno guardato il video e hanno lasciato il mi piace. Per, ragazzi, avere video della collezione giochi PS4 vi chiedo nuovamente 100 like per questo video, per cui se dovessimo raggiungere i 100 like, dovessimo superarli, farò prossimamente anche il video, ragazzi, della mia attuale collezione PS4, che comunque è ancora in espansione, ovviamente. Che dire, ragazzi, che probabilmente voi non vi rendete neanche conto della quantità di giochi che sono presenti su questo tavolo, perché non sono entrati in tutta, ovviamente, tutti quanti nell'inquadratura, per cui vi avviso, ragazzi, che immagino che questo video durerà un po', quindi preparatevi, non so, popcorn, Coca-Cola, pizza, qualcosa per intrattenervi nel frattempo, perché durerà un po', ragazzi. Ne ho veramente tanti. Fortuna forse vuole che qualcuno non l'ho manco giocato, quindi andremo un po' più veloce in alcuni momenti. Però, ragazzi, quando ho cominciato a comprare giochi per PS3, la mia mente da collezionista ha fatto un passo avanti e quindi da allora ho cominciato a comprare giochi più che altro anche per collezionismo, fondamentalmente, tranne agli inizi di PS3, che ho comprato infatti alcuni giochi Platinum, quindi non ero entrata ancora proprio in quell'ottica. Superata quella fase, quindi infatti ne ho veramente pochissimi Platinum, saranno 4-5 credo. Superata quella fase, ovviamente ho cominciato a comprare giochi non Platinum, comunque indirizzandomi sempre verso il collezionismo. Non li ho contati, quindi non so nemmeno quanti sono, probabilmente magari verso la fine del video li conteremo, o forse sta facendo adesso Rodrigo un rapido calcolo, magari fra qualche minuto mi farà sapere. Sono più di 90. Davvero? Sì. Sono 15 a colonne, sono 6 colonne. Le colonne sono più o meno tutte alte uguali, ragazzi. È per quello, sono 15, 30, 45, 60, 75, 90. Quindi secondo me 90 sono sicuro. È la collezione più grande di giochi che ho attualmente. Vi ho detto, quella PS4 è ancora in espansione. A proposito, io chiedo scusa, ragazzi, per il mio aspetto veramente discutibile, ma poco importa, non perdiamo più tempo. Io direi prima di tutto, ragazzi, di partire dalle uniche, diciamo, collector's edition che ho per PS3, perché per il resto non ne ho, ragazzi, purtroppo, ma non avevo soldi per potermi permettere le collector's edition, questi sono stati casi a parte. Prima di tutto, ragazzi, qui al centro ho questo qua, sarebbe a dire, non so se adesso lo vedrete mai bene, abbiamo appunto questo qua, ragazzi, il libro degli incantesimi. Ovviamente non è un'edizione da collezione, era uscito proprio così, però la cosa mi aveva colpito particolarmente perché comunque un gioco interattivo ispirato ovviamente al mondo di Harry Potter, e includeva, ragazzi, ed era questa la cosa che più mi interessava, la PlayStation Camera e il PlayStation Move, quindi comunque era un acquisto, insomma, che andava ad espandere ulteriormente i miei averi di PS3. Quindi all'epoca uscì, la cosa mi interessò particolarmente, lo comprai, comunque giocai interamente il libro degli incantesimi. Devo dire che comunque per l'epoca, ragazzi, non era male come risultato. Dopodiché le uniche collector's edition, ragazzi, che posseggo per PS3 riguardano entrambe il mondo di Assassin's Creed, sarebbe a dire Assassin's Creed 3 ovviamente e Assassin's Creed 4 Black Flag. E questo, ragazzi, fu veramente un affare, perché le stavano praticamente svendendo, secondo me erano tipo le ultime rimanenze in magazzino, sul sito di GameStop. Infatti io l'ho comprato online, però l'ho pagata soltanto 40 euro, quindi questo è stato uno degli affari sicuramente delle mie collezioni. Non vi sto, ragazzi, ad aprire le collector's edition, perché sennò veramente qua siamo una vita. Comunque includono entrambe, se non sbaglio, steelbook, ovviamente la statuetta, ragazzi, dei personaggi, che tra l'altro io ho tirato fuori purtroppo, però vabbè, ce li ho sul mobile. Io ho un'idea. Puoi fare un video delle tue collector's edition?
più avanti, solo con Collector's Edition le fai vedere tutte. Aprirle e farle vedere sia, tutto il resto. Sia se... PS3 che PS4. Se magari alle persone può interessare un video del genere, perché no? Per cui fatemi sapere anche questo, ragazzi, se vi dovesse interessare vedere un video dedicato solo ed unicamente alle mie Collector's Edition, che non sono tantissime, ma magari ve le faccio vedere nel dettaglio, aprendovele e tutto il resto appresso. Quindi queste le mie due uniche Collector's, per cui non ve le apro, non perdiamo tempo perché abbiamo una marea di giochi da analizzare, e quindi incominciamo con i giochi. Allora, ragazzi, incominciamo. Il primo che mi ritrovo fra le mani è questo qua, Tekken Tag Tournament 2, comprato all'epoca, ragazzi, che lavoravo da GameStop. Il disco era messo benissimo, l'ho preso usato, insomma, giusto per avercelo, costava veramente molto poco. E l'ho giocato, sì, però, ragazzi, sono un picchiaduro, quindi non è che magari ti lascia quell'impronta indimenticabile. Andiamo avanti, tanto per cambiare, ragazzi, FIFA 13. Io non sono mai stata una fan di giochi di calcio, non ci ho mai giocato in vita mia, ma vi racconto brevemente la sua storia. L'ho comprato, ragazzi, su eBay all'asta, un ragazzo l'aveva messo a partire da 99 centesimi e io l'ho pagato un euro, quindi ho partecipato proprio negli ultimi secondi proprio per aggiudicarmelo a quel prezzo lì, e quindi l'ho pagato un euro e il tipo me l'ha dovuto spedire, ragazzi, e quindi pagando la spedizione e tutto il resto. Per cui ci ho giocato, sì, ci avrò giocato un piccolo periodo, ma poi non è successo niente di trascendentale. Rocksmith, ragazzi, è appunto un gioco, diciamo così, che dovrebbe principalmente insegnarti a suonare la chitarra elettrica. Chitarra elettrica che, se tu possiedi, insomma, è vera, quindi io ce l'avevo perché mi era stata regalata, e il gioco veniva, insomma, incluso di un cavo speciale che collega la chitarra vera alla console e quindi ti permette di imparare a suonare fondamentalmente. Però sfiga ha voluto, ragazzi, che io comprassi questo gioco poco prima di partire per la Spagna, quindi alla fine non ho potuto imparare nulla. Adesso ce l'ho, potrei, però il mio tempo si è ridotto e quindi non posso, fondamentalmente. Carinissimo, ragazzi, Lego il Signore degli Anelli, comprato pure questo a poco prezzo su Amazon, se non sbaglio. Include, ragazzi, praticamente tutti i tre i capitoli del Signore degli Anelli, ed è carinissimo, insomma, con tutta la simpatia dei giochi Lego, e rende certi momenti epici, comunque anche divertenti, comici. L'ho giocato, ho finito veramente con molto piacere, tra l'altro è pure molto rigiocabile perché, se non sbaglio, magari bisogna sbloccare segreti, trovare cose. Veramente consigliato magari ai fan della saga. Dragon's Dogma, come vi dicevo prima, ragazzi, ci sono dei giochi di questa collezione che io non ho o giocato o non ho mai proprio finito, e Dragon's Dogma io l'ho comprato principalmente, ragazzi, perché comunque l'ambientazione fantasy, insomma, draghi, robe del genere, ambientazione che a me piace molto. Però vi dirò la verità, ragazzi, questo gioco non l'ho mai giocato, quindi non so minimamente manco di che cosa tratta, quale sia la storia, eccetera eccetera. Però vabbè, ce l'ho, ecco qua, ragazzi, Assassin's Creed 3, ovviamente tirato fuori comunque dalla Collector's Edition. Dovrei iniziare a parlare degli Assassin's Creed dal primo, perché tra l'altro il primo Assassin's Creed, adesso non so dove sia, è stato il mio primo acquisto per PS3, ragazzi, uno dei primi giochi per PS3. Però vabbè, ne parleremo, ragazzi, quando li troveremo. Mi è piaciuto questo, l'ho giocato, sì, l'ho giocato tutto e non mi è dispiaciuto. Andiamo avanti, uno dei primi acquisti sempre, ragazzi, per PlayStation 3, infatti è Platinum, purtroppo, mannaggia a me, Uncharted Drake's Fortune, quindi uno dei primi amori sicuramente della mia collezione PS3, ragazzi. Per l'epoca sembrava chissà che cosa, però l'ho adorato, insomma, mi è piaciuto veramente tantissimo, tant'è vero che poi ovviamente ho continuato a comprare gli altri capitoli della saga. Mirror's Edge, io inizialmente ero molto scettica perché si tratta comunque di un gioco in prima persona, quindi io all'epoca non apprezzavo particolarmente, anzi forse non apprezzavo per niente i giochi in prima persona. Però alla fine mi sono convinta a comprarlo, per quanto la voce di Asia Argento nei panni della nostra protagonista sia assolutamente terrificante, devo dire che l'esperienza di gioco è veramente molto molto figa, perché è in prima persona, è vero, ma non è uno sparatutto, cioè si impersona comunque questa ragazza che fa parkour, quindi è figo fondamentalmente. A me il parkour mi è sempre piaciuto, mi sarebbe piaciuto pure poterlo, insomma, praticare.
E quindi impersonare comunque un personaggio che fa parkour, quindi che salta fra i palazzi, si arrampica, è una cosa assolutamente fighissima. Quindi mi è piaciuto, sì, alla fine mi sono dovuta ricredere. Unjustice, Gods Among Us, un regalo tra l'altro di Enrico, che se sta guardando questo video lo saluto tantissimo, e che purtroppo si dispiacerà di sapere, ragazzi, che non l'ho mai provato, purtroppo, anche perché è vero, insomma, io voglio essere sincera, non l'ho mai provato. Metal Gear Solid 4, pure qua ragazzi ci andiamo rapidamente, perché non l'ho mai giocato, l'ho comprato perché comunque non è una versione platinum, comunque sempre per questioni di collezionismo fondamentalmente, quindi non so dirvi niente di questo gioco perché non l'ho giocato. Poi ci abbiamo Destiny, e tra l'altro è in spagnolo perché l'ho comprato quando ormai ero in Spagna, però all'epoca non avevo ancora PS4, c'è addirittura ancora il prezzo attaccato, l'ho pagato la bellezza di 23 euro. L'ho giocato, ragazzi, sì, però veramente pochissimo, quindi non posso dire nulla su questi giochi qua. Vabbè, in fin dei conti comunque è un video sulla collezione, quindi la gente vuole vedere più che altro cosa. Quali sono i giochi, ovviamente. Questa gente aggiungere pazienza. One Piece, ragazzi, Pirate Warriors e Pirate Warriors 2, anche questo in spagnolo, perché pure questo l'abbiamo comprato quando già ero in Spagna, perché ci siamo ovviamente appassionati alla saga di One Piece e quindi abbiamo comprato, diciamo, questa collezione che ne include due. E com'era? Era carino? Non era carino? Non era male, insomma. Bellissimo, però sono arrivato a un punto e mi sono bloccato. Che si è bloccato e non è più andato avanti, quindi però non abbiamo mai più finito fondamentalmente, ma più che altro anche perché, ragazzi, stavamo ancora guardando la serie, quindi non volevamo spoilerarci troppe cose. Battlefield 4, comprato, ragazzi, per provare qualcosa di diverso da Call of Duty, vi dirò la sincera verità, ma ci ho giocato pochissimo, veramente pochissimo. Tekken 6, tanto per cambiare, ritorniamo ancora sui picchiaduro. L'ho giocato, sì, ho giocato anche la modalità storia, l'ho iniziata, finita tutta quanta, mi era piaciuto, comunque ha occupato diverse ore, sinceramente. Non mi prendete per il culo, ragazzi. Just Dance 4, ovviamente, avendo comprato, ragazzi, il Wonderbook, avevo la PlayStation Camera, avevo il PlayStation Move, ho comprato Just Dance per insomma ballare un pochettino fondamentalmente. Pure qua, ragazzi, non mi prendete per il culo, però la Disney rimane sempre nel mio cuore, quindi non potevo non comprare Wall-E. E siccome comunque io ho adorato questo cartone animato, ovviamente, della Pixar, e abbiamo comprato il gioco, ragazzi, più che altro per tenerezza, penso, fondamentalmente, perché poi costava pochissimo e mi dispiaceva lasciarlo lì, diciamo così. Vediamo un po', dopodiché altro gioco platinum, sempre degli inizi, ragazzi, della collezione PS3, Infamous. Che dire di questo gioco, ragazzi? Mi è piaciuto veramente tantissimo. L'ho iniziato, l'ho finito, è stato appassionante. I poteri del protagonista sono fighissimi, ragazzi, poi tra l'altro. E nel gioco si può scegliere se utilizzarli per essere eroi o anti-eroi. E quindi questa cosa era veramente molto figa, lo rendeva anche molto rigiocabile. Quindi devo dire che mi ha appassionato veramente tantissimo. La collection di God of War, quindi sarebbe a dire, ragazzi, rimasterizzazioni del primo God of War e del secondo God of War, ragazzi, per PS2. Però devo essere sincera, ragazzi, non li ho mai giocati, purtroppo. Me ha immensa colpa, perché all'epoca di PS2, ragazzi, mia mamma fondamentalmente non mi permetteva di comprare giochi violenti. Sappiamo benissimo quanto God of War sia un gioco violento, e quindi non l'ho mai potuto giocare prima di avere PS3. Quando ce l'ho avuto per PS3, non l'ho mai giocato. Faccio schifo? Sì, faccio schifo, lo so. Allora, andiamo avanti. Bayonetta, Bayonetta, ragazzi. Sì. Che dire di questo gioco, ragazzi? L'ho cominciato, sì, non l'ho mai finito, sinceramente. Il gioco di per sé non è male, poi la protagonista, ragazzi, è una strafiga allucinante, ma questo non mi ha, insomma, convinto a finirlo. È una giapponesata, proprio, sapete, quei giochi proprio giapponesi, ragazzi, fondamentalmente. Quindi se non sei tanto appassionato del genere, penso che il gioco non ti possa prendere fino in fondo, per questo che probabilmente non l'ho mai finito. Ratchet & Clank, ragazzi, armi di distruzione. Credo sia il primo capitolo di Ratchet & Clank per PS3, perché noi sappiamo benissimo, ragazzi, che Ratchet & Clank è nato su PS2, e quindi questo è stato il primo capitolo che hanno fatto per PlayStation 3, uno dei miei primi acquisti, ovviamente, per PlayStation 3. Giocato, divorato, adorato, ragazzi, Ratchet & Clank non passa mai di moda. Restando sempre in tema, visto che ci siamo, Ratchet & Clank a spasso nel tempo, nuovo capitolo PS3, ragazzi, è
fantastico. Questo è capitolo, vi dirò ragazzi, l'ho adorato veramente tantissimo, ci ho giocato tantissime ore perché è una figata pazzesca, cioè poi si può andare nello spazio, tipo a visitare altri pianeti. È una cosa assolutamente spettacolare. L'ho giocato, tra l'altro, e rigiocato, se non erro, tipo 2-3 volte, per quanto l'ho potuto adorare. Dopodiché, Prince of Persia, Le sabbie dimenticate, il nuovo capitolo dedicato appunto a questo filone, che purtroppo, ragazzi, temo sia stato un flop allucinante. Io l'ho giocato, l'ho finito, ma non mi è piaciuto. Non sono stato in grado di rendergli giustizia, insomma, come i capitoli che abbiamo imparato ad amare su PS2. Altro gioco Platinum, perché è stato un altro dei primi acquisti per PS3, Heavenly Sword. Tra l'altro uno dei primi, credo, giochi che sono stati fatti per PlayStation 3. All'epoca, ragazzi, si considerava la grafica di questo gioco una cosa pazzesca, e devo essere sincera, per l'epoca era veramente una cosa che ti faceva dire wow, ma non mi ha lasciato nessun segno particolare. Quello che mi ricordo è che fondamentalmente dopo un po' comunque i combattimenti diventavano ripetitivi, la storia non mi ha lasciato niente di che di impresso. Altro gioco manco mai aperto, ragazzi, c'è ancora la cellophane, The Sims 3 Animali & Co. L'ho comprato perché costava veramente poco, l'avrò pagato, non mi ricordo, beh, costava veramente poco, poi era la versione con gli animali, sapete quanto io ami gli animali, ragazzi, ma nonostante tutto non l'ho mai giocato. Ok, ecco qua, ragazzi, allora questa diciamo che è una versione speciale, però non del tutto, perché allora, come potete ben vedere, ragazzi, si tratta di GTA 5, quindi il grandissimo GTA 5, ragazzi, che ancora tutt'oggi giochiamo, anche se su PS4, è uscito su PS3. Io l'ho trovato, ragazzi, così, in versione steelbook in Spagna, perché l'ho comprato quando già ero in Spagna. Però, come insomma potete vedere, non include mappe, non include niente di speciale se non la steelbook, quindi io non so se erano inclusi altri contenuti, però fortuna ha voluto che io trovassi questa versione qua. L'ho pagata poco, tra l'altro, perché l'ho presa usata, come vi dicevo, e ho iniziato GTA 5, sì, l'ho cominciato, ma non l'ho mai finito. Probabilmente sarà l'ambientazione, ragazzi, sapete, tipo c'è ambiente di droga, sparatorie, queste cose qua, a me purtroppo non mi entusiasmano più di tanto, quindi forse questo è il motivo per cui non l'ho finito. Andiamo avanti, sempre ritornando su Ratchet & Clank, ragazzi, vi mostro orgogliosissima questa HD, insomma, collection. È una trilogia dedicata a tutti e tre i capitoli che erano appunto stati fatti per PS2, però riportati in HD su PlayStation 3. Non sono manco sicura di averli giocati, sinceramente. Probabilmente, ragazzi, comunque l'ho comprata per poter avere appunto la trilogia in caso avessi voluto, anche perché tra l'altro su PS2 io avevo giocato soltanto il primo e il secondo, se non sbaglio il terzo non l'avevo mai giocato, quindi dovrei rimediare. Murdered Soul Suspect, non so benissimo quale sia la pronuncia. Che dire di questo gioco? Non male. L'idea dietro questo gioco non era malaccio. Praticamente impersoniamo, ragazzi, questo investigatore privato che, se non sbaglio, non mi ricordo, diventava tipo un fantasma, probabilmente. Non è uno spoiler, ragazzi, perché è proprio, insomma, la trama basica del gioco. Ecco, è scritto qua: Ronan O'Connor, un investigatore della polizia di Salem, viene ucciso a bruciapelo da un brutale assassino. Quindi poi tutta la storia, insomma, per cercare questo assassino, che cosa fa, che cosa non fa. Le meccaniche forse dopo un po' diventano ripetitive. È un gioco godibile, non male, però non mi ha lasciato niente di indimenticabile. E tanta roba, ragazzi. Alice Madness Returns. Secondo me, ragazzi, questo è uno dei giochi più sottovalutati, non dico della storia dei videogames, ma magari di PlayStation 3, computer o quello che è, perché è fighissimo. Allora, probabilmente anche questo dopo un po', ragazzi, potrebbe diventare ripetitivo, ma le ambientazioni, poi vabbè, se a uno gli piace molto il gotico, no, il dark, queste ambientazioni così un po' depresse, un po' oscure, ecco, questo è il gioco che fa per voi, ragazzi. Infatti io l'ho adorato, mi è piaciuto tantissimo, l'ho giocato tutto, l'ho finito, e la storia anche, ragazzi, che c'è dietro è molto molto spinosa. Secondo me un gioco estremamente sottovalutato, che tutti insomma dovrebbero giocare. Max Payne
3, ragazzi, non ci spendo parole perché non l'ho mai giocato. L'ho comprato perché non costava molto, ma non l'ho mai giocato purtroppo. Journey Collector's Edition, anche se non è effettivamente una Collector's Edition, ma forse è definito così perché sì, qua dice che contiene anche le colonne sonore sia di Journey che degli altri due giochi che include, che sono Flow e Flower. Journey, ragazzi, io l'ho giocato, è un'esperienza di viaggio veramente bella, molto bella e profonda anche, oserei dire, che ti coinvolge nonostante non ci siano dialoghi, non ci siano, insomma, battaglie o robe del genere. Per questo è del tutto particolare e poi visivamente è bellissimo, ragazzi. Poi tra l'altro di questi altri due giochi ho giocato Flower e anche questa è un'esperienza veramente molto figa, cioè sono esperienze di gioco belle, belle, che a me mi sono rimaste impresse, ecco, più di altri giochi. Killzone 3, altro sparatutto in prima persona, comprato per sempre cercare qualcosa di un pochettino diverso da COD. L'ho giocato, sì, tra l'altro ho giocato pure la modalità storia, credo, ma non sono sicura di averla finita. C'era anche il multiplayer online, ci avrò fatto qualche partita probabilmente, ma poi non mi ci sono dedicata più di tanto. Ok, qui abbiamo Darksiders, ragazzi, il primissimo Darksiders che è uscito su PS3. In questo caso sì, appunto in persona, il primo cavaliere dell'apocalisse, sarebbe a dire guerra, e le ambientazioni sono fighe, vi dirò, sono fighe, anche la trama di per sé non è male, pure le varie funzioni comunque che poi si hanno a disposizione. Il gioco forse a lungo andare può risultare ripetitivo, ragazzi, ma quale gioco visto insomma in questo stile più o meno poi non diventa ripetitivo, quindi direi che mi è piaciuto, l'ho iniziato, l'ho finito e non mi è dispiaciuto. Oh, allora, qui abbiamo, ragazzi, The Walking Dead. Ovviamente si tratta del primo, insomma, primissimo capitolo che è uscito di questo filone. Che dire, vabbè ragazzi, già sapete che cosa penso di The Walking Dead, dei giochi perlomeno, e il primo probabilmente rimarrà il mio preferito sempre in assoluto, per cui The Walking Dead nel cuore. Andiamo avanti, Army of Two, questo capitolo qua, 40° giorno, non vi posso dire niente, ragazzi, perché non l'ho mai giocato. Gran Turismo 5, sempre per non farci mancare un altro capitolo di questo filone, che già avevo giocato comunque su PS2, l'ho comprato, tra l'altro credo usato, perché la custodia purtroppo non è messa in ottime condizioni, mea culpa. L'ho giocato, sì, mi ci sono dedicato un pochino, però neanche più di tanto. Procediamo, ragazzi, che cosa dire di Uncharted 2, il covo dei ladri, un altro gioco che rimane sicuramente impresso nella mia memoria perché l'ho adorato, ragazzi. Cioè, i giochi di Uncharted hanno delle storie bellissime e mi è piaciuto veramente tantissimissimissimo, probabilmente quello che magari mi è rimasto un pochettino più impresso fra tutti e quattro. E poi tra l'altro, ragazzi, che dire, c'era la modalità online di questo gioco, ci ho giocato veramente tante ore, quando all'epoca ancora si poteva giocare gratis all'online, ragazzi, ci ho giocato veramente tantissime ore, mi aveva appassionato veramente tantissimo. Ni no Kuni, la minaccia della strega cinerea, ragazzi, mia colpa, l'ho incominciato ma purtroppo non l'ho mai finito. Adesso tra l'altro ho visto che ci hanno fatto pure la, insomma, la remasterizzazione per PS4, ma vi dirò, ragazzi, che mi dispiace veramente nell'anima non aver giocato questo gioco, perché dicono che comunque è un capolavoro, tra l'altro di una longevità incredibile. Dovrei giocarlo, lo dovrò recuperare prima o poi, questo è poco ma sicuro. Dopodiché God of War 3, mi era piaciuto veramente tantissimo, uno di quei giochi che mi sono rimasti impressi, è veramente incredibile e sappiamo benissimo, ragazzi, quanto siano spettacolari le avventure di God of War, e questo assolutamente non delude. Per quanto io non avessi appunto giocato i primi due capitoli, ragazzi, questo qua mi è piaciuto tantissimo. E per non cambiare materia, diciamo così, God of War Ascension, l'altro capitolo che hanno fatto appunto dopo il 3, però secondo me è un pochettino, ragazzi, un flop. Io l'ho giocato, l'ho finito, ma non è stato capace di entusiasmarmi come c'è riuscito il terzo. Infatti dopo aver giocato il terzo, ragazzi, uno andava con grandi aspettative, ma devo essere sincera, non mi ha entusiasmato più di tanto. Mass Effect 2 l'ho comprato, ragazzi, più che altro perché veramente tutti quanti ne parlavano. L'ho incominciato, sì. L'ho continuato e finito? No, purtroppo, ragazzi, perché forse pure l'ambientazione magari spaziale, navicelle, pianeti, galassie, alieni,
E forse sono ambientazioni che ti devono particolarmente piacere per entusiasmarti. Ritorniamo appunto su qualcosa che abbiamo già visto, The Walking Dead, ragazzi, stagione 2. E che dire, anche questa mi è piaciuta veramente moltissimo. Anche qui comunque molte emozioni, quindi non ci dilunghiamo più di tanto. Anche qui Dragon Age 2, ragazzi, come sempre, di nuovo ripartiamo dal punto che l'ambientazione comunque è fantasy, draghi, cavalieri, spade, spadoni. L'ho incominciato, sì, ci avrò giocato un giorno, ragazzi, e poi non l'ho più continuato, perché non lo so, ragazzi, non ve lo so spiegare perché non mi ha entusiasmato a tal punto da continuare. Non ve lo so dire, forse è la mia testa bacata, probabilmente, perché di sicuro comunque è un ottimo gioco. Dopodiché Dead Island, però l'ho cominciato, ragazzi, eppure questo non l'ho mai continuato. Forse l'avevo comprato più che altro per poter magari giocare online appunto con gli amici, cosa che poi però non è mai avvenuta. Saints Row The Third, anche qui, ragazzi, altro gioco probabilmente dalle enormi possibilità, non so perché fa fatica a mettere a fuoco. E però anche in questo caso, ragazzi, probabilmente veramente troppo argomento, soldi, bande, sparatorie, cazzi, mazzi, e quindi probabilmente per questo motivo, ragazzi, che l'ho cominciato ma non l'ho mai finito. Ok, questa cosa forse mi dovrebbe fare un po' vergognare, ma io mi auguro di non essere l'unica, non credo di essere l'unica al mondo che magari ha cominciato dei giochi e non li ha mai finiti. Fatemi sapere, ragazzi, se è successo anche a voi, così magari mi sento un pochettino meno sola. Brutal Legend, tra l'altro il protagonista di questo gioco, ragazzi, è Jack Black. Non l'ho manco mai cominciato, probabilmente l'ho preso proprio perché l'ambientazione sembrava figa e poi c'erano le chitarre elettriche, a me piaceva il rock e tutto il resto appresso, metal, queste cose qua. L'ho comprato per quello principalmente, anche perché costava poco, ma non l'ho mai cominciato. Far Cry 3, comprato all'epoca, era uscito, ragazzi, aveva creato uno scalpore incredibile, un gioco incredibile, cosa che di sicuro è, perché di sicuro è un gioco incredibile. L'ho cominciato, sì, non l'ho mai finito, no, mea culpa, ragazzi, perché di sicuro comunque pure la storia, se non sbaglio, è figa e le possibilità nel gioco sono veramente tante, quindi è un bel gioco, ma non l'ho mai continuato, ragazzi, perché sempre sto spara in prima persona, non sono mai stata fondamentalmente, credo, per gli sparatutto in prima persona con una storia, diciamo così. Grossissimo limite mio sicuramente, ragazzi. Enslaved, Odyssey to the West, anche questo ambientato tipo in un mondo infatti post apocalittico, vi dirò, non mi era dispiaciuto, anche se questo dopo un po' sembrava diventare ripetitivo magari nei combattimenti eccetera, la storia non era stata poi tanto male. L'ho iniziato, l'ho finito, però non mi ha lasciato nessun segno particolare. Uncharted 3, l'inganno di Drake, che dire, ragazzi, pure questo gioco appena uscito ha creato uno scalpore incredibile, cosa più che giusta perché il gioco è veramente spettacolare, forse pure più del secondo. Bellissimo, ragazzi, che di veramente c'è sta poco da dire, veramente bellissimo, quelle ambientazioni spettacolari come sempre, insomma, con Uncharted non si sono risparmiati. Ok, ho provato a raggruppare, ragazzi, un pochettino generi, diciamo così, nel senso che adesso vi farò vedere queste, ragazzi, sono tutte tipo collection di giochi che hanno riportato su PS3 che erano per PS2. Qui abbiamo l'Ultimate Rapture Edition, ragazzi, di Bioshock, che tra l'altro è stato un regalo di Dave, che saluto se sta guardando questo video, e mi dispiace dirgli che purtroppo non l'ho mai giocato. Mea culpa, grossissimo errore, perché di sicuro sono fighissime le storie, ragazzi. Tomb Raider, anche qui, ragazzi, è una trilogy, infatti vediamo che ci sta Tomb Raider Legend, Underworld e Anniversary, che erano ovviamente usciti per PS2, Underworld anche per PS3, però li hanno raggruppati. Ovviamente, siccome io da sempre adoro Tomb Raider, da sempre adoro Lara Croft e ho adorato tra l'altro Tomb Raider Legend per PS2, non ho potuto fare a meno di prenderlo, e tra l'altro non mi ricordo se ci ho mai giocato. Andiamo avanti, Devil May Cry HD Collection, anche qui, ragazzi, si tratta di una raccolta perché ci sta Devil May Cry 1, 2 e 3, che all'epoca pure erano usciti per PS2, non li ho mai giocati, ragazzi, mea culpa, perché cioè sono giochi che veramente probabilmente hanno fatto la storia un pochettino dei nostri videogiochi, ma queste cose pure, ragazzi, probabilmente le ho comprate più che altro per collezionismo fondamentalmente, ma mea culpa, ragazzi, magari più avanti, quando avrò molto più tempo a disposizione, me li dovrò giocare tutti quando sarò vecchia, magari più tempo di questo che stiamo in quarantena. Lo so,
Dovrei giocare 24 ore al giorno per poterli giocare tutti quanti. La mia vita. Dopodiché, ragazzi, wow. Questa cosa, tra l'altro, questa collection, ragazzi, questa trilogy di Jack and Dexter, avevo sentito dire che era diventata pure un pochettino introvabile, diciamo così. Però io all'epoca, ragazzi, l'avevo vista in un supermercato, costava tipo solo 20 euro. Non potevo non comprarla, ovviamente, perché ho adorato la saga di Jack and Dexter, quindi doveva essere assolutamente mia. Tanto per cambiare, ragazzi, pure qui un'altra trilogy, Prince of Persia HD Collection. Ovviamente include tutti e tre i capitoli che erano stati fatti su PS2. Io li avevo giocati all'epoca tutti e tre, vabbè, ve l'ho detto nel video di collezioni PS2. Non l'ho mai rigiocato su PS3. E dopodiché Metal Gear Solid, anche in questo caso, ragazzi, un HD Collection che include il Peace Walker, il 2 e il 3, perché il primo era per PS1 addirittura, quindi non potevano includerlo. E Peace Walker era un capitolo, se non sbaglio, che è uscito per PSP, quindi li hanno messi. Il problema è che, se non sbaglio, avevamo provato, ragazzi, a giocare al secondo, quindi incominciare a giocarli, perché io non ho mai giocato i Metal Gear Solid in vita mia, però non c'erano i sottotitoli, la lingua era in inglese e non c'erano i sottotitoli in italiano, quindi non ho potuto più continuarli. Ok, passiamo, ragazzi, ad un altro mucchio. Qui abbiamo i vari Assassin's Creed, a partire dal primo, che potete vedere, ragazzi, l'unico Platinum. Quindi, che dire rapidamente, questo è stato uno dei primi giochi PS3, tra l'altro, e è andata scemando la cosa, ragazzi, secondo me. Tra l'altro, la mia passione anche è andata scemando col passare del tempo, perché il primo mi era piaciuto, il secondo, ragazzi, mi ha fatto impazzire, cioè, infatti è il capitolo che più, insomma, mi è rimasto impresso di questa saga, che più ho adorato, tra l'altro ambientato in Italia. Guardate caso, ho voluto che fosse ambientato in Italia, ma era spettacolare, ragazzi, poi tra l'altro la caratterizzazione dei posti, delle cose, Firenze, eccetera, spettacolare. Brotherhood anche, devo dire, non mi era dispiaciuto. Poi, quando siamo passati a Revelations, perché Revelations è uscito prima di quest'altro, mi è cascato il pezzo, perché io infatti Revelations non l'ho manco mai finito, ragazzi, perché non mi piaceva più, non mi piaceva più. Poi ho giocato il terzo, come vi dicevo, che l'ho finito, sì, ma non è stato, secondo me, all'altezza di questi primi capitoli. E il 4, ragazzi, devo essere sincera, non l'ho manco mai giocato, perché ormai il mio interesse nei confronti della saga di Assassin's Creed, purtroppo, era totalmente scemato. Qui abbiamo GTA 4, ragazzi, che tra l'altro è tipo una sorta di complete edition, credo, sì, edizione completa, che includeva anche tipo dei DLC, credo, sia una roba del genere. Tra l'altro non ho pagato manco pochissimo per il mio standard dell'epoca, ragazzi, però l'avevo cominciato, come sempre, ragazzi, non l'ho finito, perché probabilmente è l'ambientazione che non mi entusiasma. Andiamo avanti, ritorniamo su Ratchet & Clank. In questo caso abbiamo l'isola del tesoro, si chiama così, alla ricerca del tesoro, che però è una mini avventura di Ratchet & Clank. L'ho giocato, sì, però niente di così eccezionale. Dopodiché abbiamo a che fare con un altro filone che sicuramente non potevo non adorare, ragazzi, perché riguarda ovviamente Batman. Il primissimo capitolo uscito per PS3 è appunto Batman Arkham Asylum, che tra l'altro io avevo comprato questa Game of the Year Edition, che includeva, insomma, delle cose aggiuntive fondamentalmente. Dopodiché abbiamo anche qui, ragazzi, Batman Arkham City, sempre una Game of the Year Edition, che ovviamente includeva, insomma, dei pacchetti aggiuntivi per i personaggi e roba del genere. Dopodiché Batman Arkham Origins. Che dire, ragazzi, di questi giochi su Batman, che li ho adorati tutti e tre indistintamente. Mi sono piaciuti tantissimo, e le storie fighissime, i sistemi di combattimento, insomma, i sistemi di Batman, tutto quello che volete, veramente spettacolare, li ho adorati. LA Noir, un altro gioco firmato Rockstar, che però vi dirò, ragazzi, a differenza di GTA, mi ha preso veramente tantissimo, nonostante le modalità siano più o meno sempre quelle, nel senso che comunque devi andare in giro per la città, cercare missioni, fare le missioni, eccetera. Probabilmente il punto è proprio quello, che l'ambientazione, essendo diversa, ragazzi, mi ha intrigato di più, perché siamo appunto nella Los Angeles degli anni 40, interpretiamo Cole Phelps, sarebbe a dire appunto questo poliziotto, credo, fa parte comunque della polizia, un investigatore, quello che vi pare. Quindi bisogna indagare su una serie di omicidi, di assassini veramente brutali, e le modalità
modalità sono fighissime, anche perché ci sono dei momenti in cui bisogna tipo interrogare ragazzi, tipo dei testimoni, dei sospettati, bisogna capire, dare loro espressioni, per esempio se stanno dicendo una bugia, stanno dicendo una verità, questo per aiutare tipo le indagini, bisogna raccogliere indizi, cercare indizi. È spettacolare, infatti l'ho adorato, l'ho iniziato, l'ho giocato, l'ho finito, mi è piaciuto veramente tantissimo. Qui abbiamo Alien Isolation. Vi dirò ragazzi, ho incominciato, non ho mai finito, probabilmente perché all'epoca non ero tanto ancora amante dei giochi horror come lo sono adesso. Dopodiché destino purtroppo non troppo diverso ragazzi per questo Remember Me, che non so manco di che cosa parla sinceramente. L'ho cominciato, ci avrò giocato mezz'ora e poi non l'ho più continuato. Ragazzi, non vi so spiegare il perché di questo mio comportamento assolutamente deprecabile, però vabbè, andiamo avanti. Qua abbiamo ragazzi Bioshock Infinite. Che dire di questo gioco? Questo probabilmente ha iniziato a segnare il cambiamento del mio atteggiamento nei confronti degli sparatutto in prima persona, perché prima di questo, come vi dicevo, non mi intrigavano più di tanto, nonostante magari mi dicessero ma guarda che è una bella storia, non mi interessava, non mi piaceva la prima persona, mi piaceva la terza persona. Dopodiché ho comprato questo ragazzi, è uno sparatutto in prima persona, ma ha una storia bellissima, veramente bellissima, e infatti è stata così bella ragazzi che mi ha intrigato dall'inizio alla fine, facendo in modo che io non smettessi mai di giocare, quindi che non mi passasse la voglia di giocarci nonostante fosse uno sparatutto in prima persona. Il finale poi tra l'altro ragazzi mi ha lasciato a bocca aperta, veramente penso forse un finale a sorpresa, non mi ricordo, e quindi questo ha cominciato a cambiare la mia ottica nei confronti degli sparatutto in prima persona. Bellissimo ragazzi, veramente bellissimo, l'ho adorato. Dopodiché qua abbiamo il tanto discusso Skyrim ragazzi. Io desideravo, alla fine è arrivato un momento in cui mia mamma si era rotta le palle e mi ha detto va bene te lo compro, quanto costa? 30 euro, ok te lo compro, me l'ha comprato. L'ambientazione ovviamente mi intrigava un casino ragazzi, però sfiga ha voluto che io l'ho tenuto in celofanato per tanto tempo, perché intanto facevo altre cose, altri giochi eccetera. Quindi quando poi l'ho cominciato, poco tempo dopo sono dovuta andare via, sono andata via per andare in Spagna, quindi non l'ho mai finito, perché poi una volta andata in Spagna ragazzi non l'ho più continuato purtroppo. Hitman Absolution credo che si chiami. Se mette a fuoco sarebbe meraviglioso, se mettesse a fuoco, non so perché non metto a fuoco, adesso è messo a fuoco, ok. Sì, Hitman Absolution. Che dire ragazzi, io non avevo mai giocato un Hitman vita mia prima di questo qua, ma questo mi è piaciuto un casino, vi dirò proprio sinceramente ragazzi. All'epoca pure quando era uscito se ne parlava veramente tantissimo, e secondo me ne valeva la pena perché è veramente un bel gioco, veramente un bel gioco. Qua abbiamo Infamous 2, quindi sarebbe a dire ovviamente il sequel ragazzi del gioco di cui abbiamo parlato poco fa, e vi dirò che proprio una grandissima novità, l'ho cominciato ma non l'ho mai finito perché evidentemente non mi ha intrigato poi più di tanto, non ve lo so dire ragazzi. Poi qua abbiamo Crysis 2, anche questo all'epoca veramente molto insomma discusso, se ne è parlato veramente tantissimo, infatti qua addirittura c'è scritto monumentale. Si tratta appunto di uno sparatutto, tra l'altro in prima persona, però forse non ero ancora nell'ottica degli sparatutto in prima persona ragazzi, non l'ho proprio mai giocato, ve la dico proprio così. Dopodiché ragazzi qua c'ho questo, sarebbe a dire Rayman Origins, del quale appunto ho comprato questa edizione per collezionisti, diciamo così, che è una mini collector's edition, e costava veramente pochissimo, per questo che l'ho comprata. L'ho pagata soltanto 20 euro, e include l'artbook, la colonna sonora ufficiale e un'esclusiva edizione, insomma confezione per collezionisti. Vi dirò ragazzi che io non ho mai giocato un Rayman in vita mia, non mi è mai piaciuto Rayman fondamentalmente, però questo l'ho comprato perché costava poco e l'edizione era carina, non l'ho mai giocato dico proprio sinceramente parlando. Anche qui ragazzi purtroppo stesso discorso, Dante's Inferno, l'ho comprato perché sembrava comunque figo, non l'ho mai proprio giocato, manco mai avviato, manco mai installato ragazzi. Due giochi dello stesso filone ragazzi, Castlevania, non so come cazzo leggerlo, Lords of Shadow e Castlevania Lords of Shadow 2. Che dire di questi due giochi? Li ho comprati ragazzi perché mo ci vuole, se a uno mi piace la storia dei vampiri, mi piace l'ambientazione oscura, tenebrosa, paurosa, i mostri della notte, cose del genere, questi giochi sono adatti insomma. Io ho giocato, ho finito il primo perché comunque
veramente mi ha interessato molto la storia. Tra l'altro il finale, se non sbaglio, mi aveva lasciato pure a bocca aperta. Il secondo l'ho cominciato, però non l'ho mai finito. Tanto per cambiare un pochettino, qua abbiamo Il Signore degli Anelli, La Guerra del Nord, che ovviamente io ho comprato, ragazzi, essendo fan ovviamente del Signore degli Anelli, e devo dire che questo gioco mi è piaciuto veramente molto molto molto, perché è figo. Poi ovviamente ti devi scegliere il tuo personaggio, se essere un uomo, un nano, un elfo, e le ambientazioni, i combattimenti, veramente molto figo. Tra l'altro si poteva giocare pure in rete, quindi si poteva giocare anche insieme agli amici. Dopodiché, ragazzi, questo gioco io non so sinceramente manco perché l'ho mai comprato, Naughty Bear, e quindi si impersona questo orsacchiotto qua, che però è un orsacchiotto cattivo, e che quindi il cui obiettivo è quello di far spaventare gli altri orsacchiotti. Io non so quale sia poi il resto della storia dietro questa follia, ma non l'ho mai continuato, cioè l'avevo iniziato, ma poi, ragazzi, le meccaniche erano talmente tipo basilari, insomma il gioco fa un po' cagare sinceramente, quindi non l'ho mai continuato. Qua abbiamo ovviamente il gioco, insomma, del Wonderbook, ragazzi, quindi senza che vi faccio vedere nient'altro. Poi che dire di Kingdom Hearts 1.5 e Kingdom Hearts 2.5, gli unici, insomma, le uniche raccolte che hanno fatto su PS3 di Kingdom Hearts. Ovviamente, ragazzi, non potevo non comprarle. Qua abbiamo l'immancabile, ragazzi, ovviamente, Heavy Rain. Sapete benissimo, l'ho adorato, l'ho giocato diverse volte senza mai stancarmi. Qui abbiamo, ragazzi, un'altra special edition per la mia collezione PS3 di Beyond Two Souls. La prima prenotazione, ragazzi, di un gioco che ho fatto in vita mia è stato proprio questo qua. Ovviamente contiene la steelbook e tutto il resto. L'ho adorato, mi è piaciuto tantissimo anche questo. Qui poi, ragazzi, abbiamo questo qua che si chiama Wet, e del quale non mi ricordo niente in particolare. No, veramente, cioè l'ho giocato, non so manco sinceramente se l'ho finito, ma non so manco perché ce l'ho, perché mi sa che il gioco fa pure abbastanza cagare, sinceramente. Dopodiché raggruppiamoli, ragazzi, Call of Duty Black Ops 2 e Call of Duty Ghosts, gli unici Call of Duty, credo, della mia vita che ho mai avuto, e gli unici su cui ho speso, ragazzi, tante, ma tante, tante di quelle ore a giocare online, che penso di aver perso il conto, veramente ci ho giocato tantissime ore, innumerevoli ore online. Sono gli ultimi, ragazzi, ma non meno importanti, direi. Qua abbiamo Portal 2, che è meraviglioso, veramente meraviglioso, l'ho adorato, la storia è figa, è tra l'altro in prima persona, mo ci vuole, è una sorta, non è uno sparatutto, però è in prima persona, cioè abbiamo la nostra pistola, crea portali, e fondamentalmente bisogna risolvere enigmi per procedere nel gioco, ragazzi, ma è bellissimo, veramente bellissimo, l'ho adorato, sono stata contenta perché tra l'altro ero pure indecisa se comprarlo o no, ma mi sono dovuta ricredere perché l'ho adorato. Dopodiché, nuovo capitolo di Tomb Raider su PS3, quindi che non fosse una sorta di rimasterizzazione, bellissimo, veramente bellissimo, mi era piaciuto un casino, anche insomma le meccaniche di gioco mi erano piaciute veramente tantissimo. Ratchet & Clank tutti per uno, ulteriore capitolo per PS3, ragazzi, di questo filone, che però ho cominciato e credo di non aver mai finito, perché forse già, ragazzi, si era perso un po' il senso di Ratchet & Clank, cioè era il solito gioco di Ratchet & Clank, e quindi la cosa non mi aveva entusiasmato più di tanto, effettivamente. Poi abbiamo Doom 3, ragazzi, che ho comprato perché appunto c'aveva, insomma, la custodia cartonata, quindi non so manco che cosa c'ha. Include Doom 3, l'espansione Resurrection of Evil, comprende inoltre 8 nuovi livelli intitolati bla bla, e come bonus speciale le versioni originali dei giochi Doom e Doom 2, quindi è una sorta di raccolta, tra l'altro, non male, non male. Non sono mai stata una fan di Doom, comunque Doom esiste da anni e anni e anni, e prima di allora, ragazzi, comunque prima di comprare questa versione qua non ci ho mai giocato, quindi non mi sono sentita manco di giocarci su PS3. Dark Souls Prepare to Die Edition e Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Che dire, ragazzi, allora, io non mi ero mai avvicinata al mondo di Dark
Souls. Demon Souls non mi sono manco mai, cioè non mi è manco mai balenato in testa di avvicinarmici, perché appunto sapevo che era un gioco estremamente difficile, sapevo di essere una persona poco paziente. Poi ho deciso comunque di comprarli, ragazzi, e di avvicinarmi a questo mondo, anche se sinceramente parlando, ragazzi, il primo Dark Souls l'avevo cominciato, ci ho giocato pochissimo e poi l'ho lasciato, immaginerete perché, per difficoltà tecniche. Dopodiché ho giocato e finito Dark Souls 3 sul canale, quindi il primo Dark Souls che ho finito in vita mia, e effettivamente, ragazzi, vorrei comprarmi la collection per PS4, la trilogy per PS4, che purtroppo però costa un pochettino, però vorrei comprarmela per poter appunto in fin dei conti giocare anche i primi due capitoli, anche se non sbaglio, ragazzi, avevo incominciato forse pure il secondo, ma pure quello dopo un po' l'avevo abbandonato per mancanza di pazienza più che altro, fondamentalmente. Dopodiché Catherine, ragazzi, del quale hanno fatto una rimasterizzazione proprio pochissimo tempo fa, ho cominciato, sì, l'ho finito, sì, mi sembra proprio di sì, ed è un gioco veramente molto molto particolare, ma proprio per questo motivo, secondo me, o lo si ama o lo si odia. Io l'ho amato, devo essere sincera. Mi è piaciuto veramente moltissimo. Gli ultimi tre giochi, ragazzi, dei quali due sono in uno, diciamo così, perché qui abbiamo appunto Red Dead Redemption Undead Nightmare. Che dire, giocato, finito, adorato, ragazzi, assolutamente amato. È sempre Rockstar, però mo ritorniamo sempre alla solita questione, probabilmente l'ambientazione che, cioè perlomeno per me fa tanto, perché ovviamente essendo ambientato nel West, ragazzi, cioè è una figata pazzesca, si va in giro col cavallo, si ha un arsenale di armi antiche, cioè fighissime, e quindi le possibilità di gioco poi sono tantissime e le ambientazioni sono bellissime. Un gioco secondo me da 10 assolutamente. E dopodiché, ragazzi, questa espansione, perché diciamo che è un'espansione fondamentalmente, all'inizio ero molto scettica, non volevo comprarla perché dicevo, come fa ad essere, diciamo, verosimile una cosa del genere, cioè gli zombie nel West. Poi l'ho comprata e non me ne sono assolutamente pentita, perché è una figata, ragazzi, pazzesca, cioè una figata veramente pazzesca, quelli zombie nel West, cioè poi c'era tutta comunque la storia. Mi sono divertita da matti io con questo gioco qua, quindi lo consiglierei a prescindere. E ultimo, ma non meno importante, ragazzi, che dire, lo conosciamo tutti, ovviamente, The Last of Us. Un incanto di gioco, anche questo, zombie, clicker, insomma, esseri umani che impazziscono, mondo post-apocalittico, persone che devono cercare di sopravvivere, quindi l'ambientazione è qualcosa che probabilmente già è vista, ma la storia è fantastica, poi i personaggi altrettanto e le meccaniche di gioco comunque è veramente molto fighe. Insomma, la Naughty Dog ha fatto un lavoro incredibile, come l'ha fatto sui vari Uncharted, quindi uno dei giochi, dei miei giochi sicuramente preferiti, ragazzi, di questa collezione. Per cui i giochi sono finalmente finiti, non li abbiamo contati alla fine, però vabbè, saranno una novantina, diciamo, ed è per me un grande orgoglio, ragazzi, perché penso che un po' rappresenti la mia passione, insomma la passione che ho per i videogames da veramente tanti anni a questa parte, per quanto io diversi giochi non li abbia nemmeno iniziati o perlomeno mai finiti. Però ripeto, questa magari è una cosa che succede un pochettino a tutti. Per cui, ragazzi, che dire, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto perlomeno un pochettino. Ci tengo ovviamente a sapere, ragazzi, magari quali giochi avete, che insomma avete rivisto in questa collezione, quali giochi vi sono rimasti più impressi, quali magari vi hanno fatto cagare. Mi fate sapere se appunto alcuni di voi anche, ragazzi, iniziano i giochi e non li finiscono, insomma, o se avete altri giochi che per esempio qui non avete visto, cosa che sicuramente sarà così. Per cui vi prego di farmelo sapere qua sotto in commento. Vi ricordo che dobbiamo raggiungere almeno i 100 like, ragazzi, per avere il prossimo video sulla collezione PS4. Questo video termina qui, non c'ho più voce, ragazzi, non c'ho più saliva, c'ho le labbra secchissime. Vi ringrazio veramente di cuore a tutti quanti per aver visto per intero questo video. Vi mando un saluto enorme, un bacione. Vi lascio a tutti, ragazzi, da Giocherino. Ciao!